Oh, ok, eccoci qui, bentornati in taverna, secondo episodio di Lords of the Fallen. Altro giorno, altra registrata, siamo qui e si comincia. La volta scorsa abbiamo letto un sacco di robettine, abbiamo visto un sacco di oggettini e oggi si va avanti, anche perché l'unica via per adesso è questa qui. E credo che già si dividerà perché vedo che prosegue verso il basso. Però c'è anche un foro che entra nella montagna, quindi sì, mi sa che si divide, già si biforca. Credo che in realtà andando verso il basso si vada per esplorare il resto del ponte. Però vediamo, vediamo. Non lo apro da un po', quindi dovrò rientrare nel mood. Però vediamo che ha da offrirci, perché lo scorso episodio mi è piaciuto veramente un botto. Si sono viste un sacco di robe interessanti e rimontandolo e riguardandolo. Sì, il tizio con la mano scheletrica è il protagonista del primo. Ne sono veramente abbastanza sicuro. Perché non mi sono informato molto al riguardo di questo Lords of the Fallen 2023. Ma da quel che ho capito dovrebbe essere ambientato 1000 anni dopo il primo. Quindi sicuramente si saranno ricollegati magari a uno dei finali canonici. E lei? Careful. If you're headed for Pilgrim's Perch, friend, the hallowed sentinels don't welcome everyone. Not even a faithful pilgrim who's crossed countless miles of land and sea to join them. All I wanted was to serve the divine judge cleric, but they deemed me unworthy and chased me off. What's a poor, rejected disciple to do now, I ask you? I gave away most of what little I owned before I left Perdam. But if you've got some traveling of your own to do, then here, take this. I know it doesn't look like much, but it's been a dependable companion to me. Cioè, mi hai dato un bastone. It's a harsh wind that blows in Mornstead, but a tree that doesn't bend breaks, I suppose. It's a harsh wind that, but a tree Va that. bene. Questo probabilmente sarà un companion che ci terremo anche nel lab più avanti. Ed è un predicatore. C'era venuto qua per chiacchierare con le sentinelle e tutto quanto. Ma giustamente le sentinelle sono diventate stronzette. Però credo che siano proprio state corrotte nel vero senso della parola. Non è semplicemente che sono diventate cattive. È qualcosa che le ha un po' distrutte. Qui sotto c'è qualcuno, ovviamente, proprio classico level design dei Souls, qua vedo. Bastone della campana. Tu? Di spalle così. Nessuno che mi viene a darmi le botte, anche perché vedo che qui c'è uno strapiombo. E quindi immagino che ci vuole un attimo a cadere di sotto come delle merde, o sarà pieno di nemici che ti lanciano di sotto. Oh! C'è già un passaggio lì. Madonna, che bella sta roba. Che bella. Quanto mi piace il level design. Il level design di Lords of the Fallen. Ma andiamo subito in Umbral, dai. Così vediamo un pelino meglio tutta la situazione. Ah, eri nascosto là dietro. E sei un incantatore. Divino. Quindi sei una sentinella. Sei una sentinella. Droppino. Questo è un. Oh. Cioè, questo era un gigantesco cadavere dalla cui bocca è apparso un altro cadavere che con la mano si è attaccato lì. E lì c'è uno dei drop fighi. Salve lei. Attenzione, ha provato la schivata. Certo, un po' di stun potreste anche prendervelo. Mettiamola così. Dopo tre. Ah, salve lei. Dopo tre colpi ti potevi anche stannare, ma magari c'hanno varie classi di peso, per quello non si stannano. Ok, qua c'è per tornare nel mondo dei vivi. Vedo veramente un fottio di caster. Troppi caster in realtà. Però io ho l'arco, quindi io posso fare anche il long shot. Vediamo se ce la faccio. Ha funzionato. Bellissimo. Spostiamoci un po' a sinistra. Ella. Madonna, ma che bello poterlo usare anche così. Questo sì che è un buon modo per implementare l'arco. Però non troppo lontano. No, invece l'avevo semplicemente missato. Chia, puoi andare così tanto lontano con l'arco? L'ho rimancato.
Bellissimo. Adoro. Adoro il poter usare l'arco in questo modo. È una figata assurda. Magari con mouse e tastiera che puoi anche mirare un pelino più facilmente. Ancora meglio. Quello sta proprio dietro la mano. Ah, ma tenere la freccia ti fa... Che perché sto scivolando giù? Tenere la freccia dopo un po' deve essere scoccata per forza. Ho fatto un miss input. No, mi sa che ho fatto un miss input. O si è scollegato il controller per un attimo. Così ci eliminiamo tutti i caster. Guardalo che bella sta cosa. Perché qua sicuramente era esploso. Però tramite l'umbra siamo potuti passare. Mamma mia, sì, è un occhio gigante. Guardali come vanno tutti verso di là. E ci sono anche delle spade giganti. Tocca capirlo l'Umbral. Tocca capirlo, anche perché io lo ammetto, non è che sono così esperto della lore del primo. Anzi, per niente, diciamo che il primo Lords of the Fallen, per chi l'ha giocato, rimaneva molto piatto anche nelle sue quest. Però qua potrebbe esserci qualcosa di veramente carino. Delle uova che si aprono, ovviamente. Non tutte. Un nemico nuovo, è tipo una matriarca. E se ti faccio questo? Non ti stanni, però evoca uova, sì. È veramente una matriarca. Oh, quella era una presa. Ma tipo, sicuro. Quanti. E quello farà sicuramente abbizzito. Chi ha quanto siete duri. Tocca cominciare a livellare. No, l'ho mancata, sono morto. Sono morto, sono vivo, madonna. Sì, però... Oh, ho capito, questa accetta comunque fa veramente schifo nel moveset perché non prende mai se dovete fare cose precise. Vabbè che mi devo anche riabituare al gameplay effettivamente, eh. Guardali come continuano a spawnare, non si fermano mai. Allora, prendiamo il droppino, ammasso di pietre, sale di abbizzimento. Va bene, un po' di calma. Niente. Arrivederci. Qui c'è un altro degli occhietti. Lei vada giù, che per adesso sono ancora troppo debole. A parte che non ho livellato effettivamente dallo scorso episodio. Mi sono dimenticato di farlo. Mi sono dimenticato di livellare. Appena la troviamo una... che cosa ha mirato. Appena troviamo un punto di riposo lo facciamo. E questo? Scudo con occhio pallido. Ok. Allora io direi, visto che siamo a metà della barra, di ritornare anche un attimo fuori da Umbral. E tanto ho notato che nello scorso episodio l'audio in Umbral è leggermente più alto. Sfonda leggermente di più i timpani, quindi perdonatemi ragazzi. Posso mirare così a distanza? Sì, madonna, comunque l'arco non caricato fa veramente poco. No, in realtà è che sono loro duri. Che è successo? Boni. La telecamera, come al solito, nei Souls sia mai non pervenuta. L'unico fatto di questa accetta è che effettivamente rompe molto facilmente le stance. Quello effettivamente è una figata. Qua dietro c'è qualcosa? Sì, una fregatura, palesemente. No? Ah, lì sì però. Questi sicuramente hanno una mossa. E qui si scende. Hanno una mossa sicuro per fregarti. Abbiamo trovato una scure, ma è tipo un'arma da lancio. Però mi sa che queste si possono mettere soltanto con la mano. Scure insanguinata che infligge giustamente insanguinamento. Proviamo le armi anche queste qua. Voglio provarle un po' tutte le armi a distanza.
E qua è quella zona con le campane. Perché c'è questo culto delle campane, ma non so se sono le sentinelle. Non credo, perché le sentinelle, da quel che ho visto, hanno un altro sì, un colpo. Hanno un altro simbolo. Tu? Vuoi morire? Sarà fatto. Lei? Minchia, sì, guarda, c'hanno proprio l'animazione per lanciarti di sotto. Maledetti. Per adesso non abbiamo incontrato ancora niente che possa ricordare un Mimic. Fortunatamente. Di qua si prosegue. E di qua? Tanto avevamo trovato... Prima fatemi eliminare questo. Avevamo trovato effettivamente questo bastone nuovo. Madonna. Qua c'è un ricordo. Visto che là vedo una vestigia. Oh, hallowed sentinels. Most blessed representatives of the Holy Judge Cleric. My soul soars to see... Hold your tongue, pilgrim. And on your feet. You are on sacred ground. And we are yet to see whether you are deserving of that honor. I assure you, I have dedicated my life to the teachings of Judge Cleric. My faith in her and her divine works is boundless. Pray it is, for our Immaculate Lady's light will lay bare the truth, and in radiance there is judgment. Ok, no, in realtà mi sa che ho detto una grandissima cavolata, perché effettivamente, sì, questo è il simbolo delle sentinelle della chiesa. Vero, perché noi abbiamo trovato pure quelle sorta di croce che possiamo utilizzare come arma, che hanno proprio questa forma, quindi ho detto proprio una cavolata. Bellissimo, con tutte le campane. Madonna. Vestigia di Chabui o Shabui? Allora, riposiamoci, adesso livelliamo anche, perché con 10.000 anime, vigore, perdonate, dovremmo anche poter fare qualche livellino interessante, no? Quanti ne possiamo fare? Ne possiamo fare 4. Io direi uno in agilità. Che cosa aumenta questo? La salute. No, per adesso la salute... Vabbè, mettiamo i due punticini sulla salute. Radiosità e inferno purtroppo per adesso rimarranno lì, fino a che non magari trovo qualcosa di interessante. Aumentiamo l'ultimo punto su costituzione, così abbiamo un po' di stamina extra. Tanto noi abbiamo qualche teschietto da utilizzare. Ah, ti fa vedere gli oggetti nuovi. Credo, perché c'è il punto esclamativo. Però questo l'avevamo già letto, forse perché hanno fatto un update e non me ne sono accorto. Una falena umbra e la essiccata. Sì, questo l'avevamo letto. No, in realtà questa è tipo il segno oscuro, perché questa permette di sacrificare proprio tutte le anime per andare via all'ultima vestigia. Vabbè, queste sono per le varie difese, tanto hanno dei simboli diversi, perché questo ha l'occhio, l'inferno, ok. Sai, l'avvizzimento, avevamo trovato una roba interessante, lama arrugginita, una vecchia spada arrugginita, però devi aumentare l'inferno. Ok, ti fa anche capire però a chi è associata questa roba. Ascia di un mutilatore, che è uno dei nemici. Un bastone sormontato da una coppia di campane crepate. Molti pellegrini esausti sono arrivati a Mondstadt senza null'altro a sostenerli se non la fede e un semplice bastone. I pericoli lasciati alle spalle nel loro viaggio rimpiazzati dai nuovi pericoli di Mondstadt. Bastone è un bastone. Scudo con occhio pallido. Che strano. Un antico scudo dalle origini sconosciute. Non è chiaro se sia stato un umano primitivo o un essere completamente diverso a dipingere i simboli che adornano questo scudo. Ma quel che è certo è che Umbra le esisteva già molto prima che l'umanità mettesse piede ad Axiom. Eh sì, è vero, perché non è... Cioè, lì c'è scritto con occhio pallido, ma l'occhio è stato fatto a mano, tipo dai primitivi. Questo è nuovo, in realtà. Nel corso del tempo, un certo numero di soldati di Mondstadt abbandonò i propri doveri e si convertì per diventare membro delle sentinelle consacrate, preferendo la devozione alla chierica a quella per la propria patria, un problema che divenne sempre più preoccupante per i governanti del regno. Perché abbiamo letto che i governanti erano comunque dei figli di puttana, eh? Quindi per quello si stavano convertendo. Però figa sta cosa che ti fa vedere la roba che magari non hai
letto. Cappuccio di un pellegrino. Qua devi aumentare la radiosità. Ah, è vero che l'avevamo trovato, il ricordo di Pieta. Una spilla d'oro. Aumenta il livello di radiosità, perché giustamente lei, quello è. Mappa dell'ascesa del trespolo del pellegrino. Fammi vedere, c'è qualcosa di... Sì, ci stanno delle cose uniche. Bosco rosso abbandonato, un villaggio un tempo trafficato che ora è in rovina. A dominare lo scenario desolato c'è il grandioso ponte del sonno celeste. Del pellegrino, un insediamento pericolante costruito su una parete rocciosa e abitato da pellegrini che hanno provato a unirsi alle sentinelle consacrate ma senza riuscirci. Tra gli schizzi c'è la rappresentazione di una passerella che sale verso una porta la quale ha delle campane ai lati. Ok, bellissime. In realtà le mappe ti narrano. E tra l'altro anche le tinte. Mentre coloro che bandiscono una spada per se stessi possono essere a volte considerate persone di basso livello, coloro che lo fanno in nome di un credo, di un dogma riconosciuto sono invece spesso ammirati. E le urla delle loro vittime sono coperte da un coro di virtuoso apprezzamento. Coloro talvolta scelti dai servitori di Horus incaricati di cacciare la selvaggina o di svolgere altri compiti che richiedano di muoversi furtivamente e con scaltrezza. Compiti necessari ma spesso considerati di basso livello dai superiori di questi servitori. Ah, bello! Infatti questa si chiama cacciatore. Cioè ti fa capire che in realtà le tinte, quelle almeno che prendi dalle varie Covenant, vanno ad indicare i ranghi. Questa giustamente mi sa che era del primo, come avevamo visto, e quindi è basso basso e sei quello che va a prendere il cibo, sei quello più stronzetto. Ok, però di qua mi sa di posto dove si va avanti. Quindi io... Ah beh, è vero, abbiamo riposato. Stavo dicendo, io continuerei di qua. Fatemi provare le accette, vai. Ma devo dire, consumano due munizioni. Però se fanno anche tipo una sorta di sanguinamento... Madonna. Malissimo. Malissimo fatto. Credo che dovrò alloccarlo a 60. Perché lo sto giocando sempre a 120. Però c'ha dei cali veramente drastici che credo voi non noterete mai, eh. Voi non credo li vedrete mai, però... Allora, fatemi rimettere l'arco, perché l'arco comunque mi sa che va molto di più. Sì, perché va di più. Mi stanno sparando. Che quanto tempo di casting hanno? E ho tolto la mira, ma no, dai. Madonna, quanto mi piace utilizzare l'arco. Non c'era anche quello sopra, effettivamente. Tanto io posso fare tipo questo. Chissà se c'è l'headshot. Dovrei farlo come test. Dovrei veramente farlo. Madonna, che figata. Questa è una volta che magari tu passi dai Souls a questo. È un sistema di mira veramente figo. Per le armi distance. È veramente una figata. Avevamo dimenticato tutte ste anime. Anche perché è molto molto comodo. È estremamente comodo. E ho preso la staccionata. È un po' anche proprio come succede nei Souls, sfasato. Perché in realtà la freccia va molto più a destra di dove ti mostra il mirino. Però è sempre meglio di quel mirino del cacchio larghissimo che non ti fa capire dove stai colpendo. Ma tu stavi buttando di sotto il tizio? Aspetta che forse c'è uno di quelli che spinge. No? Minchia, ho il terrore. Lei vada. Visto che doveva cadere di sotto. Lì c'è un drop. Perché mi sa che da quella viuzza... Ah, c'è una scala. Da quella viuzza si va avanti. Ma proprio proprio avanti, forse. Mentre di qua esploriamo il resto del ponte. Spero. Dobbiamo fare anche un check sui danni da caduta. Dobbiamo fare anche un check sui danni da caduta. Qua sotto ce n'è sicuro. Lo sapevo, minchia, proprio Dark Souls, davvero. Dark Souls, davvero. Una porta. Non si apre da questo lato e si proviene da sotto. È uno shortcut per qualcosa di più avanti. Ok. Allora, vabbè, ho capito. Ok, devo schivare per togliere la freccia, peccato. Ma mica sono nato ieri, comunque. Lo sapevo, cioè nel senso... Ho capito un attimo, ma fino a una certa. Oddio, no. Il parkour, eh? Lì! Ma devi fare per forza sta cosa? O se sto... Ah, no, ok, se non dai input... Poi si mette le manine nel culo. Meno male. Io adesso ho il terrore di ogni angolo, vedete?
Questo c'ha anche uno spiritello. Salve. Ma se io gli faccio tutto a vizzimento, succede qualche cosa? Gli rompi la stance, ma credo che poi tipo assorbigli l'anima. Volevo fare il test, ma il gioco mi ha fatto un dito medio con l'input. Bello che anche se li lanci di sotto, le anime comunque vengono droppate. Vabbè che anche nei Souls succede, per carità. Perché ho addosso delle farfalle? C'è qualcosa di interessante che mi sto perdendo? Mi pare di no. Quindi se non do input... Ok, sì. Cade fermo. Meno male. Sono sempre più sicuro che i mimic sono i drop. Non mi ricordo se sul vecchio Lords of the Fallen c'era qualcosa di simile. Ah, beh, ok. Voi siete fatti molto più di schifo. Qua dietro c'è un altro signorino. Oh. Non mi aspettavo l'affondo, mi aspettavo la spinta. Borsa delle munizioni. Certo, però non mi mettete qualsiasi roba che raccolgo dentro la barra, perché sennò ogni volta devo stare a toglierlo. E vedete, sì, finiamo sotto da qualche parte. Al ponte. Ovviamente c'è un altro Cristo dietro l'angolo, sia mai. Vediamo se posso shottarli con l'arco questi e se si attiva lui. Lui non si attiva. Così li togliamo. A parte che questi non mi sembrano pericolosi, perché fino ad adesso non mi hanno tipo mai attaccato. Dai, vada di qua. Danni da caduta onesti. In realtà loro li subiscono molto molto di più rispetto a noi, danni da caduta. Molto 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 di più. Briopietra. Buonissima. Invece di andare a prenderceli tutti facciamo... No, non con l'arco. Vabbè, la freccia comunque devo spararla. Altra briopietra. Queste in realtà sono molto buone, perché vedo che le cure... In realtà vedo in generale che le vestigie sono molto separate l'una dall'altra. Quindi quelle sono un buon support tra un viaggio e l'altro. Speriamo che qualcuno le vende. Forse le vendeva il signorino che abbiamo incontrato al ponte. Salve. Ce n'è un altro di spalle. Non mi fido mai nella vita. C'è qualcuno? Non lo so, però. Nel mentre ti prendi un backstab. Sei vivo tu? Sì, credo. A te chi t'aveva visto? Però devo ammettere che il gameplay è molto rinfrescante. È molto più semplice. Oh, ti è buggato. È molto più semplice rispetto a un Elden Ring e compagnia. Però credo che sia anche il suo punto di forza, mettiamola così. Cioè, c'ha dei moveset molto ben specifici. C'ha delle movenze anche in ambito di nemici molto ben specifiche. Hanno delle aperture. La finestra del parry è molto ampia. È molto, molto godereccio sotto le mani. Che cosa... Che animazione brutta ho visto. Ce l'ho delle munizioni mentre andiamo sopra? No, abbiamo quella grande. Ok. Siamo ritornati. Sì, perché ci stanno le campane. Siamo tornati al ponte. Qua c'è una di quelle per uscire dall'Umbral. Presa di ghiaccio. La maggior parte degli abitanti di Kingrang nutriva un sano rispetto per le tradizioni, senza permettere che queste ostacolassero il progresso. Un esempio è rappresentato dai colori dei loro abiti, comuni nella loro casa ancestrale di Uridang. Madonna che cacchio. Ogni volta dei nomi. Però qua mi stai di che devo andare in Umbral. Ah, ok, ho capito dove siamo. Siamo proprio all'inizio della zona. No, siamo credo molto più in basso rispetto a dove abbiamo iniziato. Ah no, che la lanterna faceva bordello perché è lì là. Madonna. No, ok, la zona è qua sopra. Qua sopra è dove stavamo combattendo con pietà.
faceva bordello la lanterna perché c'era la cosa per riportarci in vita. Ok. Questa sicuro è chiusa, è che non sapevo. Ah, ok, qua mi sa che troveremo la chiave del ponte. Qua ci posso passare? No, ma vedo qualcuno laggiù di appollaiato. E vedo anche una statua per tornare in vita. Oh, oddio, c'è un ricordo. Però sta cosa che i ricordi sono tanto in Umbral è pericoloso. Divine Adir, witness this offering I make to you. Ok, qualcuno ha tocchicciato dove non doveva. Ok, te ce la mettono per una statua. Anche perché lì è per andare, ma sotto c'era una pedana. Credo che per andare bisogna stare per forza. Madonna. Oh. Però devo capire se questi signorini sono messi, cioè si sono loro stessi messi per aiutarci o meno. Cioè per aiutare i crociati oscuri. Perché questo sta così appeso in mezzo a sto strapiombo? Perché quella è una persona. Cioè sembra proprio che lui si sia messo lì per dare una mano a chi deve passare. Perché non è che ti ci ritrovi a caso lì. Ok, quindi io qua devo andare con la lanterna e poi lanciarmi di sotto. Madonna, se stiamo per morire. Dovrebbe essere qua. Tipo. Fortunatamente sì. Però tanto devo riandarci comunque in Umbral, perché lì puoi farle soltanto da Umbral ste cose. Sento rumori di nemici. Ok. Madonna, guardate che bello. Oh, che infarto. Ma siete scemi. Diciamo che il primo colpo è... mi destabilizza destascia, perché è verso sinistra e non verso destra come uno si aspetta. Mettiamola così. Comunque sì, era una trappola. Quanto mi sa di fregatura sto luogo. Oddio, ne vedo un altro di quei robbi. Ma è tipo la morte? Ma è una lama o sto io che... 2 ore di sonno che mi flasho la roba? Perché potrebbe essere, onestamente, Cioè io ormai mi aspetto di tutto. No, no, è qualcuno da appollaiato. Con degli occhi sulle mani. Questo è un nemico che ci sta per spawnare dietro. Ma tipo 100-100. Io ho paura. Di qua c'è una scala Umbral. No, a quanto pare non sta spawnando. Qua sopra c'è una matriarca. O almeno la chiamo io così. Questo è un uovo di quelli che spawna le persone. Ho capito, signorina, però. Sono morto. Madonna. Loro sono cattive. Loro sono cattivi inizialmente se non hai un buon damage output. Prima volta che moriamo. Peccato perché spawnano degli eserciti. Ci serve qualcosa per fare un po' di crowd control. Che moveset hanno? Una lancia e una roba insieme. Ok. Però questo affondo è figo. L'attacco concatenato invece? Diciamo che le dual hanno... dei moveset molto semplici. Mettiamola così. Vediamo, vediamo. Aia. Cioè l'affondo è buono, L'affondo è molto buono. Chi è che è range? Però qua mi conviene stargli ad uccidere tutti ogni volta. E no che non mi conviene.
La via è lunga. Che tanto infatti non c'era un'aiuola, niente. Cioè devi fartela proprio dritta dritta. Aia, punitivo, eh. Punitivo. Speriamo di non morire cadendo come dei rincoglioniti qua. È stato un incantesimo dietro fortissimo. Salve. Però ok, sì, puoi tranquillamente rilasciare all'interno delle zone. Credo che... eccomi. Me l'ero dimenticato questo, madonna. Che bastardata. Che bastardata. È una bastardata. Perché proprio è fatto per impedire alle persone che corrono. Allora, il lock-on posso dire che è fatto un po' di merda. Perché prende proprio chi non deve prendere. Tu? Arrivederci. Questo è fatto proprio per fregare le persone che corrono. Rimettiamo lo scudo, dov'è? Tanto chissà se come nei Souls puoi fare da dietro lo scudo. No, però va bene. Tanto una cosa bella che sto notando è che voi potete veramente concatenare tutti gli attacchi. Cioè... ogni, diciamo, serie di attacchi c'ha le... che è la sfuriata dei Souls? Dei non morti base. Cioè, se il mio secondo attacco... guardatemi, riprendo un attimo la stamina. Fa, che ne so, fa questa roba qui. Vabbè che con una cazzo di lancia la vedo difficile. Però, insomma, in base a dove fate iniziare i vari attacchi, giustamente cambia la combo, ma non lo ristarta. Cioè, solitamente, se voi passate da un leggero a un pesante, o c'è qualcosa di unico, o riparte dall'iniziale della combo del pesante, no? Mentre questo, se voi fate il primo del leggero e il secondo attacco pesante, lui prenderà il secondo attacco pesante della combo del pesante. Ed è molto figa come roba, perché magari con armi più complesse che non siano le lance, no? Puoi farci delle figate. Puoi farci delle figate perché magari sai che c'è un moveset specifico che te può essere utile e lo utilizzi. Però, almeno una robetta dove mettere uno di quegli stronzetti potevate pure farlo qua, eh. Però immagino che sia proprio il mood del gioco l'essere così punitivo. A meno che non l'ho vista io. Il che potrebbe anche essere... torniamo un attimo in vita. Però l'avrei visto se ci fosse stata. Infatti mi sa che ci dobbiamo concentrare nell'aprire sta porta qua a sinistra. Anche se quel ponte mi sa di trappola, perché effettivamente ci sono due di quei sorta di tristi meditori. Eccomi. Ero dimenticato. Ok, danni da caduta, però... cioè, insomma, lanciarti in un dirupo non ti fa morire direttamente. Buona come cosa. Buona, buona. Dov'era? Era qua. Ma se lo faccio due volte di fila? Ok, no. Sempre metà ne mantiene. Ma quindi voi spawnate ogni volta? No. No, in realtà sì, perché... sì, no, spawnano. Sono muri fatti di questi esseri. Ma l'attacco combo della lancia varia a fondi? Due. Vari no. Allora, prima di andare dalla signorina, perché tanto sono... quant'era? 2000 di vigore, non me ne frega niente. Vorrei andare di qua. Ma questo schifo è fatto proprio per fregarti. È fatto per fregarti perché ti attaccano a tenaglia loro due. No? Metto piedino, eh? No? Oh, invece sì. Vedi. Che bello!
Tu di sotto. Madonna, sta arrivando l'altro arrabbiatissimo. No. Oh, che infarto. Sono morto. Sono vivo. Che? E vabbè. Scusate, ma io mi stavo curando, ma non mi curava? O fanno così tanto male? No, mi sa che fanno malissimo e non me ne sono accorto. Madonna. E chiama, questa è cattiva di nuovo, eh. Questa è cattiva di nuovo. Mica capisco cosa dicevano con quella roba. L'inizio di questo gioco è veramente cattivo. Tocca correre fortissimo, tocca prendere il drop che è sicuro come l'oro e la chiave. Però la chiave... No, aspetta, non può essere la chiave. Perché la chiave dovrebbe essere nell'umbral? Cioè, come c'è finita? Torniamo di nuovo in vita. Oddio, mi stavo per rilanciare di nuovo di sotto. Diciamo che l'inizio è veramente ripido perché senza potenziamenti, con il livello basso, con i nemici che fanno comunque tanti danni... È greve, eh. È greve. Ah, ok, pure questo è un doppio attacco. Oh, oh, ho capito. Madonna mia. Ok, sai essere stronzo, gioco. Sai essere stronzo? Si sta dimostrando in questo episodio. Più stronze le aree come in Dark Souls 2 che il boss stesso. So più stronze le aree che il boss stesso. Le mie anime sono di là. Andiamo dalla signorina qua prima di tutto. Allora. Con calma. Questi non vanno sottovalutati, saranno anche piccolini, saranno anche i minion. Ma se ti gengano insieme, ti gengano insieme. Ecco appunto. Quella sta sbrattando di là. Spada del rettore... Dove è andata? L'ha presa dell'altra volta. Donna quanta vita. Donna quanta vita. Eh no, io lì non ci posso venire. Credo. E invece. Va bene. Stretta della disperazione. Pepite regolari di Deralium, che sarà tipo la danite. Un seme vestigiale. Sì, loro droppano... Madonna. Ah, siamo dall'altra parte del ponte dove c'era il morto. Loro droppano i semi vestigiali, perché giustamente se mettono le uova e compagnia ci sta come cosa. Allora, adesso in realtà la parte più tosta, cioè ovvero correre qua, prendere il drop. Ok. E tanto devo stare anche attento a rialzare la lanterna, perché comunque stanno lì. Tu? No, c'era un droppino. Allora, in realtà se qua la mappa mentale mi sta dando una mano, dovremmo ricollegarci esatto dove stava il signorino. Questo grande shortcut è un bello scudo. Ora. Piano, per favore. Dovremmo aver preso la chiave, perché non ho letto il drop che ci ha dato la signorina là. Però dovrebbe essere la chiave, spero, perché sennò non so come aprirlo. Ok, era la chiave, sì.
Però perché la chiave era in Umbral? Tanto anche questa c'ha la campana. Gli araldi dell'alba sono stati per secoli il principale istituto religioso di Mondstadt, ma nei loro studi su albe, tramonti e stelle nessuno di loro aveva previsto il tetro futuro che avrebbe portato l'arrivo delle sentinelle consacrate. Minchia, erano arrivate... Madonna. Erano arrivate come qualcosa di buono e invece... Madonna, come cambia totalmente il mood sotto. Ah, c'è un'altra di quelle robe da aprire. Mi sa che uno sta sotto. Sì. Avevo visto una di ste robe. E da qua? Ah, c'è la signora. Ok. Che poi chissà che cosa sono quelle robe lì effettivamente. Perché sembra quasi che ci vogliono dare una mano, ma non ne sono sicuro. No, per adesso il nemico che più temo sono quei cazzo di mietitori. E un altro mi sa che sta al piano sopra. Perché vedo che se ne va per di là. Madonna. Qua è aperto. Per un segreto. Tra l'altro qui una mano che si vuole prendere la tomba. Che bello. Oh, un drop di quelli belli. Pungiglione della principessa. Talismano. Pendente d'oro massiccio che riproduce un insetto particolarmente aggressivo delle terre del giuramento. Infligge danni aggiuntivi con un carico massimo più leggero. Un pendente commissionato da una spietata principessa di Mondstadt che si credeva un'assassina, le cui ambizioni egocentriche la trascinarono in uno scandalo e le costarono la vita. Vabbè, per adesso non abbiamo niente, quindi mettiamolo. Essenzialmente l'anello del calabro. No, non è vero. È... che è quello di Flynn, non mi ricordo come si chiama. Continuo a guardare i drop sperando di vedere qualcosa di particolare, perché prima o poi ci sarà un... No. Morto. Fasciature d'araldo. Maschera di un araldo guida, forgiata con metallo comune ma dipinta d'oro per simboleggiare lo splendore di Horus. Solo pochi eletti tra gli araldi dell'alba sono stati scelti per servire come guide. Il loro compito principale è quello di preparare le salme dei reali e dei nobili per la sepoltura nel ponte del sonno celeste e di assistere le anime nella loro ascesa nella luce di Horus. Soltanto però... Aia! Cioè, soltanto delle persone quelle un po' più importanti? Però bello, alcuni robbi hanno delle descrizioni aggiuntive, giustamente perché sono un po' più particolari. Non mi fido. Siamo comunque in un Souls, ragazzi. Siamo comunque in un Souls-like, quindi bisogna stare attenti. Ah, la signorina è là. Quindi devo trovare un modo per salire qua sopra. Da qua, tipo. Le... Sì. E dovrebbe aprirsi il passaggio. Beh, vabbè, ho capito. Anche meno danni da caduta. Si è aperto... No, mi sa che ce n'è un altro. Ah, vabbè, quello sta lì sopra da lei. Cioè, vedete, perché queste spine dorsali che ci danno una mano a salire qua sopra... Cioè, dovrebbero spawnare? Mi sembra che l'Umbral, per carità, ci va contro, ma ci dà anche una mano. Adesso c'è un boss dietro. E invece c'è un drop. Sì, ma se posso passare, ok. Accusa bruciante. È un'arma a distanza. Una serie di dita mozzate che fungono da caratterizzatore della magia dell'inferno. Perché giustamente, la mano. Però soltanto due dita? Ah, ma minchia, ma ho capito dove siamo. Siamo sotto al portone che abbiamo visto la volta scorsa nel lab. Credo. Perché se abbiamo fatto il giro, di là ci stava il signorino con tutta la roba dei miracoli. Qua per forza, visto che stiamo risalendo, ci sta l'hub adesso. Quindi abbiamo finito paradossalmente la prima via. Qua dietro? Madonna. Madonna. Che bello. Lì c'è un ricordo. Qua c'è una signorina? O un signorino? È una signorina. Prigioniera, credo. C'ha qualcosa di particolare.
Salve. Ah, cioè così. Ah, consegna l'accusa bruciante. Deduco sia la tua. Credo. Vabbè, dovremmo ricaricare la zona. Qua c'è un buco. Adesso abbiamo liberato l'anticristo, ragazzi, guardate. Quanti teschi del vigore. E qua si continua a salire. E mi sa che risbuchiamo... Sì. Nella... Madonna, quella roba lì. Nella zona iniziale. Qua sotto ci dovrebbe essere... Credo. No, è a vari stadi. Però ci dovrebbe essere poi... La zona da cui abbiamo iniziato. Però perché dovrei lanciarmi lì? Non ho visto neanche un drop. Cioè, nel senso, qua c'è la porta. Infatti il framerate è appena calato tipo di 60 fps, raga, voi non avete idea. Siamo tornati al lab, me ne sono appena reso conto. I'm putting my own happiness before the good of the royal line and the welfare of Mondstadt. But they don't see in her all of the things that I do. This kingdom is my home. And I will do everything I can to protect it, as I always have. As you did, Mother. But I refuse to accept that that requires forsaking the woman I love. Sophicia only makes me a better man, a better king. And Mondstadt will be all the stronger with her at my side. Sì, spero che non stiamo rifacendo il momento Vendrick qua. Quindi questa è la tomba della madre del re. E questo era il re che a quanto pare non voleva mollare questa Sofia. O Sofia. Qua torneremo nel lab. Esatto. Facciamoci una seduta rapida e indolore. Meno che non è spawnato qualcuno qua nelle celle, ma non credo. Diciamo che i souls vanno molto sempre del ok, riposati. Perché così va avanti la zona, vanno avanti le quest. Quindi riposiamoci. Andiamo a vedere se magari si è tolta la maschera. E là è aperto. Ok. Credo si sia liberata. Gabbia per la testa della prigioniera torturata. Aia. Una crudele gabbia per la testa indossata da una prigioniera torturata. Va bene, molto semplici le descrizioni per adesso, l'ho capito. Però dove potrebbe essere andata? In realtà adesso noi abbiamo la chiave. Possiamo aprire un sacco di porte. È vero. Abbiamo la chiave del ponte. Quindi dovremo poter aprire un paio di porte che adesso non mi ricordo. Perché una è proprio qua vicino. Però dove è andata? Allora, questa di qua dovremmo poterla aprire perché me la ricordo. Che dissi proprio, ah ok, finalmente ti dicono che cacchio di chiave ti serve. Però se questa avevo detto bene, si dovrebbe ricollegare dietro a dove stava il nostro signorino, esatto. Ci sarà ancora lui? No. Ma qua proprio non si può aprire. Non c'è... un passaggio. Una porta. O sarà una cosa che si aprirà da sola più avanti, può essere. Però dove è andata la signorina? Dal gigante. La cosa... Perché il fatto è che gli abbiamo dato quel talismano lì. Ma quel talismano lì... Tanto infatti cerchiamo pure un po' qua attorno. Magari è spawnata qua e sto a fare tutti questi discorsi. Però quel talismano lì... È un talismano infernale. Quindi quella mi sa che è stata torturata perché era una seguace da Adir. E probabilmente le dita mozzate erano proprio le sue. Forse si è infilata dentro una di ste gabbie, ma non la faranno mai stare qua. Cioè, col fatto che è una seguace da Adir, col cavolo, gli dicono.
Andiamo a vedere su. Perché è la cosa più vicina. Cioè anche ma dove può essere andata lei, dico. Non è che può andare chissà dove. È tutto chiuso pure per lei. Eccola infatti, sta laggiù credo. Signorina, non evocare l'anticristo per favore. Fa vedere. Ma quindi tu hai delle dita mozzate? Non l'avevo visto. No, dai. Ah, c'ha sì. Ha il mignolo. Ma credo che si sia mozzata entrambi i mignoli. No, ha un mignolo mozzato solo. Ok. Hello again, deathless one. I'm glad you were able to free yourself from behind those bars. Perhaps it was the golden gallant who put you there. I couldn't see him by firelight. I wonder where he went. Witness the woe of living rock made flesh by the arrogance of gods. When I carry only thunder in my heart, I worry lightning will strike me twice. Will you bring news of this fallen one's kin? Ok. Cioè ti devo. Ma dici del gigante? Ah. Ma questa. Ah, my invitation reached you. Catalizzatore del seguace del fuoco. Fammi leggere. Una mano mozzata che funge da catalizzatore dell'inferno. Globo infernale, conflagrazione. Molte persone nel corso della storia hanno adorato Adir e per estensioni Rogar, ammirando il potere e invidiandone le vicinanze ad Adir, dato che i Rogar sono stati creati direttamente dal Dio. Coloro che diventano adoratori di Adir in genere lo fanno non solo, non per essere consumati dal suo fuoco infernale, ma per essere confortati dal calore del suo abbraccio divino. Va bene. Dito carbonizzato. Un dito carbonizzato che se usato prima di eseguire il rituale creme mi si aumenta la ricompensa al suo completamento. Cappuccio da seguace del fuoco. Madonna che fighe però l'armatura. Un rozzo cappuccio in pelle con una maschera. Abito da seguace di Adir. Va bene. Cioè lei vende proprio la roba standard. No, ok, sì. Fanno sempre lo stesso dialogo. Buono, non fare bordello. L'unica cosa sarebbe andare a vedere laggiù, ma no, quella porta laggiù diceva che non avevamo... Cioè, che si doveva aprire dall'altra parte. Quindi sicuramente arriveremo qua da qualche altro picco o passaggio particolare. Questa si poteva aprire? No. Perché l'ha chiusa? Chissà dove porta sta cosa. L'aveva chiusa Pietà nel ricordo che avevamo visto. Va bene. Mi ricordo che c'era un'altra porta da aprire, ma onestamente non mi ricordo dov'è. Onesto, non mi ricordo assolutamente dov'è. Tu vendi qualcosa di nuovo? No. Vendi la stessa identica roba, cioè sta il segnalino sopra, sì, ma non è che è cambiata molto. Però vendi pacchetti di munizioni. Ok, questo è buono. Vendi anche antica picca. E vendi la lancia della fanteria. Però voglio fare un level up prima. No, non mi voglio teletrasportare. Voglio fare un level up in costituzione. E i restanti ci voglio comprare. In realtà è vero che avevamo anche tutti i teschietti. Avevamo trovato un bordello di teschietti. Quindi usiamoli. 5.000 dovremmo poter fare altri due livelli tattici. Io li faccio in costituzione per adesso perché mi serve la stamina, la voglio. O devo farli... No, è meglio farli in agilità. Aumentiamo un po' i danni. Effettivamente. Ci teletrasportiamo, visto che abbiamo finito questa zona. Anche se, ripeto, sto cercando di ricordarmi dove cavolo era, ma non mi viene proprio. Ci teletrasportiamo al tempio. A meno che non era una porta delle zone iniziali. Però rifacendomi un po' carponi mi pare di no. Perché poi quella roba, cioè il mulino a vento ci collega al ponte. Quindi andiamo al tempio. Andiamo al tempio e proseguiamo per la via che abbiamo visto di là.
Intanto ho visto che c'era anche un sacco di roba Umbral qua sopra, quindi mi sa che ci infiliamo subito in Umbral. Avevo visto là? Eh sì, c'è anche un drop di quelli fighi. Il fatto è che l'Umbral è molto figa come cosa, ma è anche rischiosa, perché non ti dà una seconda chance. Salve voi, eh. Cosa mi ha colpito? No. E mi ha colpito comunque. Fammi mettere... Ah, non ce l'ho più le pietruzze? Peccato. Lì dietro vedo un segreto. Un tizio nudo con dei secchi ovunque. Ah, ok, ci ha dato il set del... oddio, della classe quella... Come si chiama? Dello spreco d'ossigeno, chiamiamola così. Che bello. E dei secchi, ma quindi combatteva veramente con dei secchi, che erano dei Cestus Tarocchi. Questo? Vertebre Umbral. Un pezzo di colonna vertebrale da usare per rigenerare cariche dello strappo anima nel tempo, quindi non istantaneamente, le rifucilla piano piano. Salve lei, eh. Ma vabbè, ma che cazzo, cioè... Possiamo dire che ci stanno certi attacchi L1, 3 con R2, insomma quelli concatenati che sono veramente... Boh. Cioè questo dovrebbe essere un attacco multiplo con una spada corta. Ma è una roba che io mi immagino che fai con un cazzo di spadone, ma non con una spada corta. Ma per Dio, dai. Granata dell'Empireo. È una di quelle a mano? Sì, e fa radioso. Vai, andiamo con le granate, vediamo che cosa fanno. Anche perché da quel che ho capito fanno una sorta di effetto particolare, proprio d'effetto d'estato. Salve Salvino. Certo. Come la va? Ah, ma c'è un NPC qua. Chi l'aveva visto? Con i tacchettoni, pensavo fosse un nemico. Salve. Come va? Ciao signor. Un altro seguace da di... Non ha una mano, perché mi sa che quella che ha sul petto è la sua. The cleric's welcome comes behind the edge of a sentinel's blade. More often than not in this place. Makes me curious how you're still breathing. I suppose dangling the promise of salvation from one hand and the threat of death from the other keeps a pilgrim obedient. Ah, on second look, you're not just another deluded lamb, are you? You know, not long ago, I saw a dark crusader carrying that same lamp. Now it's in your hands. Again, curious. I know they'd see you rejuvenate those obscene monuments preventing a deer's return. Don't. That's a threat. But also advice. A deer rewards the faithful. Qua anche mi sa che abbiamo finali multipli, forse tre, dai. Buono da crociato. Slash sentinella, quello di Adir e magari quello di Umbral. There's salvation here if you want it. But you won't find it in the light of the sun or that lamp. There's salvation, but you won't. Va bene. Alla prossima, signora. Qua c'è un'altra. C'è un altro droppino. Balsamo resistenza al sangue. Oddio. Non posso risalire. Ma ho capito, aspetta, forse posso fare il cheater. Ella! Non me ne ero accorto. Salve. Perché questa zona qua a sinistra mi sa di zona del boss? Io ci sto andando in forma Umbral. Sorella flagellata d'Elit. Deduco sia la signorina laggiù che ancora non mi ha notato. Quindi io. Si sta facendo gli affari suoi. Brava signorina. Aspersorio insanguinato. Scusi, dammi un attimo che arrivo.
che cos'è? Un aspersorio da sentinella consacrata pieno di sangue. Va bene. Ok, forse devo portarlo al signorino per prenderne i drop. E c'hai anche uno scudo, maledetta. C'hai anche uno scudo. Ma se io ti porto di qua, tecnicamente si stacca, no? Cioè, se sta troppo lontano non te dovrebbe di niente. Esatto. Allora, proviamo a usare le boccette consacrate. 40. Ma ci dovrebbe essere un effetto testato che non sto capendo? Buono. Forse perché non ho abbastanza retosità per metterglielo. Ti faccio niente, non ti faccio. Veramente. Faccio un cavolo. Eccola qua, se Giga evolve. Davvero? Il potere della chiesa che sta evocando. Ah, roba col sangue. Meno male che esplode qua. Madonna, che male. Oh, va bene, quando tornano nel corpo gliene frega niente. Mettiamola così. Cioè, non c'hanno un momento di calma. Non riniziano proprio esattamente da quello che stavano facendo. Va bene, boss più semplice di quel che... Diciamo che questi per adesso ancora non sono boss. Questi saranno sicuramente quei cavolo di nemici, come nel vecchio Lords of the Fallen, che poi diventeranno minion. Riprendiamo la nostra fidata accetta. Proviamo a fare quella cosa che volevo fare prima. Tipo andare di qua. Si può fare. Figo. Per andare diretti. C'ha delle tempistiche molto molto particolari. In realtà la lanterna me la devo tenere per la seconda fase. Proviamo a fargli dei parry. Vai, signorina, vuole attaccare? Ma guarda che grande finestra di parry che abbiamo. Ma è enorme. È gigantesca. Adesso andrai in seconda fase? Di già? No. Ora va in seconda fase. No, stai a cuccia. Non esagerare, perché tanto poi arriva e continua a fare le sue cose. Madonna, che cavolo di schivate che c'ha. No, è vero che non c'è l'attacco caricato dalla schivata, me lo dimentico. Peccato. Esplosione? No. Aie. Becca. Forse perché è uno scudo piccolo, per questo c'ho tutta questa finestra di parry. Ok, questa combo non me l'aspettavo. Ah, l'ho presa! Pensavo di non averla presa col calcio, però bellissimi parry. Bellissimi. E tra l'altro remo da sorella flagellata, però non mi ha droppato tutto perché mi ha dato anche il flagello della sorella. Sì, questa la rincontreremo, perché i boss se mi danno soltanto l'elmo, o la sua armatura era il nulla, cioè il suo drop è l'elmo, o la puoi rincontrare. Un elmo pesante è troppo alto per essere pratico. Ah, guardalo che bello, madonna. Guardalo che bello. Mentre il mazzo a frusto in realtà mi sembra uguale. Ah no, è leggermente più grande. Oh, che poi infatti non è un mazzafrusto, è un flagello. Flagello di una sorella flagellata, va bene. Per adesso rimaniamo proprio terra terra ogni volta. Rimaniamo lì lì.
Ok, va bene, andiamo. In realtà ho visto che qua dietro c'erano anche tutte le cose esplosive. O me le ero sognate? Eh no, c'erano anche tutte le cose esplosive. Cioè tu potevi anche sfruttare queste. Madonna. Potevi sfruttare anche queste per fargli danno. Bello. E qua ci sta un seme. Ma sì. Vabbè che c'avevo sopra la cosa. Era giusto magari se uno gli pesa il culo. Devo andare anche in Umbral per forza. E questa cosa è pericolosa, perché andare in Umbral fa esplodere tutto e anche quelle robe. Aia. Questa è una... è un potenziamento per il sanguine, Atrix, o come si chiama. Eh sì, quando c'hanno quella roba sopra è perché sono un miglioramento. Abbiamo 5000 anime. Io vado su agilità, per adesso il cap starà a 20 e cominciamo a far salire altro. E ci riposiamo. Vediamo dove ci porta questa nuova zona. Giustamente l'acqua ci rallenta. Però se uno sta in Umbral, no problema. Infatti penso che andremo subito in Umbral. Madonna. Madonna. E questo è uno dei signorini che abbiamo visto anche nella cutscene. Cioè nella cutscene, nel ricordo. Trespolo del pellegrino. Madò. Guarda quelle cavolo di braccia lunghissime che poi si protraggono. Allora, si può andare sopra, ma si può andare anche sotto. Sai del sanguinamento. Lì. C'è qualcosa qua dietro? Nessuno. Una persona che è stata accoltellata più e più volte. E abbiamo trovato un coltello lacerante. Ma che bella sta roba. Questo in realtà è una figata, ragazzi, eh. Cioè, il poter... sapete, non comprare 20 coltellini del cazzo che poi ti finiscono, ma mettergli una barra apposita. È una figata. E tra l'altro mi sa che ce l'abbiamo anche addosso. Sì, eccolo, ce l'abbiamo di fianco. Però soltanto quello che abbiamo equipaggiato. Far vedere. Sì, perché adesso è diventata l'accetta. Ma bellissimo. Questa è una figata. Questa è veramente bella come idea. Perché appunto gli incantatori hanno il mana. E chi vuole usare la roba ranged o fisica invece ha le munizioni. Madonna mia che bello. Me lo sentirete dire spesso. E che ci sta qua? Il ritrovo? Ah, questo ha una mano. È tipo un attacco rotante AOE. Figo. Questo in realtà può essere utile. Questo può essere utile. Qua avevamo un... no, dai, ce l'avevamo qua. Va a cagare. A saperlo l'avevo messo qua. E qui? Chiave di Trespolo del Pellegrino. Giustamente, è vero, non ci ho pensato. La chiave che abbiamo letto nel negozio è quella... cioè, c'ha lo stesso nome della zona. Minchia, un attacco caricato pieno non ti ha shottato? Pure noi abbiamo tanto tracking, però, eh. Questo c'è da dirlo. Di sopra c'è un maghetto di merda. Stai calmo. Passiamo rapidamente all'arco. Non ho... ah, devo equipaggiarle, se no non gli va bene. Non è morto? No, perché non l'ho caricato al massimo. Ora sì. Madonna, ma che zona bellissima e pericolosissima. Qua si cade con una facilità. Lì sopra c'è anche un colosso. Sarà pieno di quelli che ti lanciano di sotto. Ma sicuro, sì, ti uccido, non ti preoccupare, è inutile che ti metti a croce. Quello sembra cattivo. Che ca... di pare che stava arrivando subito. Tu, che ti ne dici? Andiamo di sotto, dai. Non c'ho voglia di affrontarti, vai, vai, vai. Ah, che bella sta cosa, madonna. Qua anche si può salire sopra? Madonna, stavo cadendo. Salve. No, ma per adesso i drop mi sembrano veramente tutti con la stessa fiammella. Perché stavo cercando magari qualcosa molto come la catenina dei Souls, no? Che i Minion c'avevano la... i Minion, i Mimic c'avevano la catena al contrario. Marò.
Ma mi sa che questo in realtà sta pregando verso quella roba lì. O sta andando verso l'occhio che abbiamo visto in cielo, o sta pregando quella roba lì. Madonna, che infarto. T'ho sentito con veramente proprio la punta dell'orecchio. Troppo parkour. Vediamo, fammi vedere più che altro il secondo attacco di questa roba. Ecco, vedete, il secondo attacco dell'ascia è quella roba lì. Se io faccio un leggero e poi il pesante, lui non inizia da questo qua, che è il primo. Ed è una figata. Mentre se faccio l'1-2, che c'è questo attacco che va verso destra, io faccio il pesante e poi il leggero, e lui fa quello. Questa è una... Oh, abbiamo trovato un arco con delle frecce pulsanti. Questa è una roba di gameplay, di come ti puoi gestire i moveset, che è una figata, eh. È più forte il... Madonna. Fortissimo, incredibile. C'ha qualche pesa di più, ma per quell'uno ex... Vabbè, dai. Vediamo. Però abbiamo delle frecce nuove. Queste fanno sanguinamento e costano invece 2 munizioni. Ok, tanto siamo già a mezza barra. Bene. Bene, ma non benissimo. Ah, cioè, ma proprio voi rispawnate alla velocità della luce. Sì, madonna, sta cominciando a spawnare tutto fortissimo. Salve lei, eh. Il fatto è che poi comincia il caos. Salve lei. Vabbè che tanto abbiamo il semino sotto pure se fosse, eh. Quindi no problema. Però non vorrei morire. Qua c'è qualcuno che mi spinge di sotto? No. Scudo semplice. Lì c'è anche uno shortcut. Che è uguale a quello che abbiamo incontrato dall'altra parte. C'è un maghetto lì. Il maghetto mi preoccupa. Perché mi sa che mi comincia a sniperare adesso. E invece no, si fa gli affari suoi. Bravo. Di qua. Allora, apriamo lo shortcut prima di tutto. Posso infilarmi? No, devo farmi per forza la scala. Minchia, si scende fin là sotto. Lì sotto, guardate, quello è un gigantesco simbolo della chiesa. Preghiera oriana comune. Ah, quella roba lì col tizio appeso. Minchia, quanto velocemente si carica quella barra. Mi serve... C'è uno di quelli che mi riporta in vita, lì giù. Corri. No, ci sono dei nemici. Dai, signor, proprio lei doveva spawnare. Puoi spawnare anche così a caso. E tu? Sempre, come al solito, ho messo dietro l'angolo per essere maledetti, eh. Non posso curarmi? Il maledetto non ti permette di curarti? Aia. Il maledetto non ti permette di curarti. Oh! Tanto che devo fare, ragazzi, qua? Perché tanto ci abbiamo provato, mi sa, a menarlo, ma... Non è che puoi farci molto. L'unica è sopravvivere fino a quando non riesca a raggiungere... va bene. Che tra l'altro è uno di quei cosi... Guardalo. Chissà quanti HP c'ha. Chissà quanti HP c'ha sto robo. Certo, madonna, se quella barra si riempie veramente in un attimo. Si riempie in un attimo. Allora bisogna gestirsela un attimo per bene. Vabbè che pure io mi fermo molte volte a chiacchierare, a parlare di 18 cazzapippoli, eh. Quello anche... Oh, scusi signore, quello anche è vero. Cioè, se andassi un attimo un po' più spedito, o se si potesse mettere la pausa, per esempio, sarebbe già un'altra cosa. Però bello che per tutta l'animazione, l'arma c'ha hitbox. Cioè, io magari sto facendo questa roba, quando l'ascia mi va dietro la schiena, mi mantiene l'hitbox dell'ascia. Quella è figa come roba, è veramente bella. Lì c'è un coso esplosivo.
Vai, vai. Kaboom. Vabbè, ho capito quanto ci deve volere. Quanto ci deve volere. Ah, però se finisci la stamina parando, vola tutto via fortissimo. Mi date un attimo. Minchia, ma la barra comunque è a 1, La barra comunque è a 1 e loro non ti danno già un attimo. Un attimo di pace. Ok, e lui ce lo siamo fatto. Vai veloci perché ci sarà, io spero, da qualche parte, come si chiama, la robetta per tornare, per fare il checkpoint, la vestigia, perché se no che cavolo. Vai di sotto, muori. Meno male che abbiamo aperto lo shortcut. Ma il mio mantello è diventato marrone? Ho messo una mimetica per sbaglio senza essermene accorto? O forse perché sono in realtà le piume e sopra c'è... giustamente sotto c'è il cuoio. Allora, qua ce n'era un altro. Tu venghi. Lei? Vieni qua. Vieni. Su. È inutile che fai unga bunga tonga banga. Devi venire. Guarda che belle che sono tutte insanguinate. Bravo. Giù. Dovessi morire di là, no? Sì. E sotto c'è un drop. Lei? E... Madonna. Sapete molte volte anche perché mi faccio colpire a caso? Ma perché tu vedi... Loro che partono e c'hanno o queste animazioni qua, o c'hanno quelle che hanno un tracking. Cioè loro passano da fare un passo da morto a fare veramente un metro. Ah, torniamo un attimo in... No, vabbè, anzi, aspetta, perché qua dietro vedo un passaggio soltanto umbral, effettivamente. Lei, arrivederci. Che è successo? Ma scusa, l'ho mirate, queste non erano niente. Il calcio non è single target. Prende tutto quello che hai davanti. Buono. Qua sotto c'è un'altra aiuola. Ma quello è vivo ancora dopo 1000 danni? Quello è vivo dopo 1000 danni? Cos'è questa stregoneria? Attacca. Bravo. Com'è possibile? Anello deturpato. Abbiamo trovato un altro anello. Oh, ha droppato. La gabbia per la testa del penitente fervente. Fai vedere. Aumenta l'attributo vitalità. La parte centrale del simbolo su questo anello è stata asportata in modo grossolano ma scrupolosa. L'identità del deturpatore e il significato dell'atto sono un mistero. Ah, cioè si sono fottuti la gemma, praticamente. Hanno lasciato solo il ferro. Di quanto l'aumenta? Di 1, credo. Sì, vabbè. Grazie. Diciamo che non c'era bisogno. E di là c'è tutto un passaggio solo umbral, perché vedo tutte le costole, le spine dorsali e compagnia. Allora, facciamoci un attimo un ritorno a casa mortale. Così si resetta la barra. Minchia, sopra quanta gente. Questa è un'altra zona dove si fa parkour, Madonna, poi come cambia il mood. Come... volevo tirarti un calcio. Come cambia il mood è qualcosa. Chi era? Stai calmo, signorino. Oh. Ah, perché c'hai un fantasmino, maledetto. Hai un fantasmino. E non lo posso prendere a sta distanza. Maledetto. Qua tecnicamente non me dovresti prendere. No. E lo sai per quanto... Ah, no, non ce l'ho. Peccato. Le...
Lei vada giù. Lei pure. Mi piace questo momento, questa è Sparta. Poterlo spammare ovunque. Torniamocene un attimo in Umbra. Perché voglio vedere anche se... Madonna. Se magari perdo qualche cosa qui e lì. Lì c'è una di quelle robe da tirare, ma è soltanto da sopra, credo. Vedete, io avevo avanti questa, ammirato l'altro. Chi è spawnato dietro? Salve lei, che è successo? Aldo, sei caduto. Sì, stanno cadendo i morti dal cielo. Ne sta arrivando un altro? Ah, no, ok. Lode consacrata. Vabbè, li leggiamo quando abbiamo un po' più di calma, perché in Umbra al mettersi a leggere è pericoloso. L'avrete ormai capito. Che tanto io dovrei assorbirlo anche dagli stronzetti. Però no, soltanto i vivi. Posso assorbire tipo della piccola roba. Da loro in Umbra al no. Soltanto dai vivi si può fare, salve. Fa vedere. Eh sì. Lei, vadi, droppi l'anima, per favore. Ancora è vivo? Mi chiedi, là c'è tipo tutta zona parkour. Va bene. Che calcione. Di qua c'è una... Oddio, è pieno di roba esplosiva, Bonnie. E c'è anche un drop di quelli fighi. Anello del sangue sacro. Buono. Che c'è la roba esplosiva, ci vuole un attimo a morire come delle merde. Anzi no, questo però è un anello, va a letto. Un semplice fascio di metallo macchiato di sangue, ornata da un gioiello cremisi danneggiato, aumenta la resistenza al sanguinamento. Peccato, pensavo me lo facesse fare più facilmente, in realtà. Ci abbiamo il signorino dietro che cerca di menarci. Ovviamente passa attraverso gli alleati, maledetti. Vieni qua. Becca. Però ho finito... Non ho trovato borse delle munizioni. No. Vedete, invece il vivo posso rubargliela. E al signorino no, e anzi, questo si spaventa perché col fatto che lui stesso è un'anima, magari, ha paura di essere assorbito. Ha paura di essere assorbito. Allora, di qua c'è il passaggio. Salve lei, eh. No, aspetti, perché vedo che ci stanno troppi signorini di Umbral. Perché tanto questo lo lanciamo di sotto, io ve lo dico. Va bene. C'è pure de meno, comunque. Vieni. Dai. Su. Carica, fai qualcosa. Di qua, ma non di qua. Non di qua. Giustamente il calcio gliene sbatte ciollo a lui. E chi t'aveva visto a te, signorino? Vabbè, ma tanto questo sta nel mondo dei vivi, no? Qua lui non ci dovrebbe poter venire. Anzi, credo che si sia tipo appena suicidato. Non vorrei dire una cavolata. Qua c'era un salto. Allora, qua sicuro come loro c'è una matriarca. No, ci sta un mago che ci sta per rompere i maroni per tutto il tempo. L'ho visto dall'altra parte. Perché là in realtà c'era, mi sa... Ah no, la scala era chiusa. Questa è l'unica via. Qua puoi andare soltanto in Umbra. No, quello è ancora vivo comunque. Sì, si è alzato. Guardalo che mi vuole mirare. Mi vuole distruggere. Che campanone che c'è lì. Madonna, che bello. Lì c'è anche una gigantesca spada. Ehi. Questi chissà che cosa fanno. Perché vedendoli mi sembrano dei maghi. Quindi magari sparano proiettili d'avvizzimento e simili. Allora, prima di tutto si apre lo shortcut. 18 minion volendo. E c'è un tizio che ci sta sparando. Lì c'è un buco dove entrare.
Nessuno spawni, per favore. No, dai, passaci tranquillamente. Calmo. Equilibrio. Equilibre per fare una cheat. Qua che ci sta dentro a sto buco? È che non lo sapevo. Allora, sentite, fammi andare nel buco e mi sa di punto salvo. Ah! Agatha la cieca. Povera Crista. No, 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 arrivederci voi. Buoni. Ok. Punto salvo, salve lei. Another Lambearer. Aye. So it goes. Should you end up one of the few to earn a vestige, I'll tend to it, as I do. For whatever it's worth. And until I'm in the ground myself. The Hallowed Sentinels and Rogar will both show you horror enough, but nothing like what that lamp brings into view. And remember, you look into the shadows. Might be the shadows look back. Vabbè, questo è per dirti che giustamente quando noi cacciamo fuori la lanterna, magari quelli ci possono comunque attaccare e anzi, magari ci portano di là. Mind yourself, Lampbearer. Whether you took up that light willingly or not, you're on a treacherous path. And forever's never as long as you think. Mind yourself. Va bene. In realtà io vorrei giusto controllare qua attorno, perché qua in realtà vedo un ascensore che, vabbè, non si potrà fare. Vedo una di quelle altre porte che si aprono con la chiave sicuro. Di là sicuramente si va avanti. Li esploriamo giusto qua fuori e per oggi ci abbandoniamo. E per oggi ci abbandoniamo qui. Vieni qua. Donna, quanto poco avvizzimento. Salve. Vabbè, ho capito, ma io ho cercato di andargli alle spalle per fregarlo, ma dai. Ma che tristezza però così. Ha fatto veramente del tracking della Madonna. Io ho detto ok, così adesso lui c'ha il tempo, che ne so, stava facendo la mossa verso una parte e lo frego, invece niente. Dove è andato? Tutto bene. Allora, vediamo se riesco a far entrare facilmente il sanguinamento, ma non credo perché sono talmente tanto deboli. Non ce n'era uno sopra. Mi ha mentito. Oh, ma quello... Oh. Quello come è morto male. Come hai fatto a morire in quel modo? E lì giù ci sta uno di quei fari che stiamo cercando. È in un albero. Però non credo che siamo diretti lì. Infatti penso... No, anzi, forse sì, perché è quello più vicino. Cioè noi piano piano credo scenderemo nella foresta. È quella che abbiamo visto anche dalla mappa iniziale. Fammi vedere. Ah, ma in realtà è finito. Pensavo fosse molto più lunga. Di là c'è un'altra zona dove si può andare palesemente solo con l'umbral. E allora aspettate, no? Allora diamo uno sguardo prima di qua, prima di salutarci. Diciamo che voglio mantenerli sempre massimo sulle 2 ore questi episodi, come avrete notato. Poi se ci sarà anche da tirare un pelino di più, si tira se proprio è. Qui c'è tanta acqua, ergo bisogna andare in umbral. Non l'ho preso. Ora sì, ma non è morto, gli rimane sempre un pixel di vita, ci fate caso? Uno gliene rimane. Mica, che ne so, 2000, no, uno. Leppa, questi, madonna quanto è vera, proprio schivata souls in pieno, è tutto frame di invincibilità. E siamo a medio, eh. Cioè, questa è una cosa da non sottovalutare. Noi siamo a medio. Siamo a medio e abbiamo tutti questi frame di invincibilità. Qui c'è una scala che si dovrà aprire da sopra. Di qua vedo una scala che andrà abbassata, quindi non è la via per adesso. Ma ci
c'è una via che porta in realtà più avanti. Lei vada. Allora, visto che questa in realtà mi sembra la via prediletta delle borse per le munizioni, finalmente. Sapete che vi dico? Vi dico che ce ne andiamo di qua e probabilmente prima della prossima live mi metterò a farmare sacchetti delle munizioni, perché voglio utilizzarli molto di più. Cose come l'arco e le armi a distanza, perché sembrano molto divertenti da mettere all'interno di un combattimento. Soprattutto se puoi farci anche effetti di stato particolari. Sei comunque spawnato, maledetto. Leppa. Qua non spawna nessuno? No. Meno che i mimic non siano soltanto in Umbral. Può essere. Cioè, sono tipo delle robe spettrali che ti fregano facendoti vedere un drop, ma non c'è. Perché non mi ricordo com'erano e se c'erano sull'originale. C'ho dei ricordi molto anacquati. Oh, oddio, c'è una di loro. Lo potranno subire il sanguinamento. Tecnicamente sono morti. 230. Come ho fatto a fargli tutta quella roba? Ma io ho fatto un counter perché cercava di attaccare? No, sono abbastanza sicuro, ragazzi, che non possano subire il sanguinamento. Perché sono morti. No, però addosso c'ha un effetto che continua a sanguinare. Credo stia perdendo vita. Oppure gli attacchi melee fanno più male. Beh. Tutto da capire. Siamo tornati veramente a Demon Souls. Eccoci qua. Siamo tornati veramente a Demon Souls. Mettono dei simboli a caso e dicono vabbè, ma tanto lo capiscono da soli. Lascia fare a loro. Lascia fare a loro. Sì, queste comunque droppano sempre anche una falena del vigore, che è molto figa. Perché sono oggettini che sì, in Umbral tu hai più rischi, ma ti danno questi guadagni tipo i semi per mettere i checkpoint. Un altro occhio da mettere nella lanterna. Oh Cristo. Quello sta sparando qualcosa. Aspettate, vedo tanta roba esplosiva di qua. Quindi sì, comunque spara roba per l'avvizzimento. Così ve imparate, maledetti. No. In realtà concatenare gli attacchi leggeri e pesanti è una cosa molto... che cazzo. È una cosa molto utile all'interno di Lords of the Fallen. Mi è spawnato qualcuno dietro che non avevo visto. No. Non so che cosa mi ha colpito allora. Ah, è che tirano queste smanucciate che vanno un po' ovunque. Ok, volevo andare a vedere prima di andare di là, di qua, se c'era qualcosa. Ah no, non c'era niente. Mica, ma mi sono ritrovato dietro al culo un'orda così. Ma davvero? Però che bello, io continuo a dire, il mood che ti dà Lords of the Fallen è qualcosa di fighissimo. L'estetica, il mood, sono veramente bellissime come cose. Tanto abbiamo 10.000, no, 11.000, quasi 12.000 di vigore. Vedete che stare sempre in Umbral però c'ha i suoi vantaggi, perché facciamo giustamente molto più facilmente tutto il vigore. Salve. Qua c'è anche un checkpoint. Quasi shottato. Oh, roba delle antiche sentinelle. Che bella. Un'armatura vecchia e logora. Va bene, per adesso, finché tu non hai comunque le statistiche della lore, il gioco ti dice, guarda, so che non te ne frega un cavolo, però magari non è vero. Cioè, nel senso. Poi, magari a un certo punto lo aumenteremo se vogliamo fare qualche anche mischiaticcio con i caster. Che è successo? È spawnato qualcuno. E va bene, altra gente. Io sto andando di qua sperando che... pure questo. Sperando che ci fermiamo a breve. E ho capito. Però. Ecco, invece questo però è il fatto di Umbra. Che non state mai calmi. Non avete un attimo. Un attimo. Di calma. Un drop. Sai del fuoco no, del fuoco minore. Perché infernale? Che c'è qui? Ah, sì, fa avvizzimento sto tizio. E abbiamo una leva.
Il meccanismo sembra bloccato. Ok, per attivare qualcosa. In realtà abbiamo una sorta di boss, credo. Ah, minchia, dove siamo tornati? Questa è la scala che avevamo visto dall'altra parte. Ok. Legame dell'orgoglio. Allora, sappiamo come finire questo episodio. Ok. Dobbiamo eliminare i caster. Madonna, quanti sono? L'headshot fa più danni. L'headshot fa più danni. Ci dovrebbe essere in realtà... ci sta anche uno di quei giganti in realtà. Altro che... Ma ce l'ho qualche incantesimo da caster? No, non ho neanche una campana in realtà. Sono povero. Fammi vedere un attimo come siamo messi. No. Signore, lei non è che se ne può tornare, perché quello lì giù in realtà mi fa paura. È quello il boss della zona. Bravo, girati. Grazie. Allora, apriamo lo shortcut prima di tutto. Tu, di sotto. Ce n'è un altro. Tu stai cadendo. È caduto. No, No, voi non vi stannate. Dio Cristo. Oh, ma che è? Hai capito che la tua mossa più forte è la spammi, maledetto? Vai. Te prego, dimmi che sta accadendo. Sì, ma la mia vita dice il contrario adesso. No, non mi hai visto. No, no, non mai visto. Fidate. Quello sì, però. No, mi ha visto. Sì, è perché si è baffato. Si è baffato perché mi ha visto. Non mi hai visto. Mi hai visto. Zio, deciditi. Tenghi. Vabbè, ok, pensavo fossi molto più duro. Adesso mi sciotta con un colpo, anche perché con lo scudo buffato mi sa di counter. No, è Capitan America, ragazzi, invece. Ma così? Davvero che tanto ho anche la seconda vita? Sì, quella comunque è tipo un repost sacro, credo. Bellissimo, poi lo scudo fatto tutto di spine. Io ho paura ad attaccarti. No. Ahia, coccia. Qua ci sta un ricordo Umbral. Allora, andiamo un attimo in Umbral. Che tra l'altro poi andare in Umbral è pure una figata, perché ti ridà metà della vita. Anzi, ti dà la barra con metà avvizzita. Quindi se siete bravi potete anche riprendervelo. L'ha droppato. L'armatura da lama pura. Sai del castigo. Sai del sanguinamento. Cura del castigo. Ah, probabilmente l'effetto di status, quello del sacro, è questa punizione. The warm breeze blowing softly across the sand. The deep blue sky. The songs we used to sing, little Daljaru's hand in mine, all so far away now, all gone, mother, father, I'm so sorry. No, poverina, madonna, questa scena è qualcosa di... Tutte le nuvole con i fulmini, i morti, le spade verso il gigantesco occhio. Che tra l'altro mette anche a fuoco, non so se è il flash che lo fa sembrare. Madonna. Madonna.
spawna da qualcuno? Yeah? No, uno di quelli che mi frega. Finché sono gli stronzetti, ok. Questi sono in realtà i più pericolosi perché vi tolgono soltanto avvizzito, sì, però... Testo sacro delle sentinelle consacrate. Questo durante il prossimo episodio lo porteremo dal signorino, allora. Lo porteremo dal signorino o ci andiamo adesso? Così ogni volta ristartiamo essenzialmente dal lab. Sì, se mi fate un attimo andare via, però Gesù, io ho capito che mi volete bene, però... Dio Madonna. Ah no, in realtà qua per... No, qui devi morire. Allora, stiamo per morire, ragazzi. Non ha saltato! Dobbiamo andare a riprendere le cose. Scusate, ma perché ha fatto quel saltino di merda? Ah, vabbè, che meno male è vicina come cosa, eh. Visto che il gioco a quanto pare vuole per forza farmi sì forte, e tanto ne abbiamo tanti e ne dropperemo, vai, lo mettiamo qua. E torniamo così. Il bello di poter mettere i checkpoint come ci pare e piace, no? Quindi. Andiamo al sonno celeste, portiamo sta roba qua. Facciamo gli ultimi check-up, i check-in, o come si dice. E ce ne andiamo. Tu? Potenzia. Anche se in realtà la roba che ti gira attorno... Cioè, c'ha un rosso strano. Effettivamente. Però magari è soltanto per l'estetica, no? Tu? C'è qualcosa di nuovo? Ogni volta che torniamo lui dice sì, c'ho tanta roba nuova. Poi ogni volta non c'ha niente di nuovo. Ma dettagli. Andiamo a consegnare il testo. Anche se a noi questi per adesso non ci faranno né caldo né freddo, eh. Perché tanto noi non li abbiamo. Avevamo ottenuto qualche cosa di interessante da dover leggere. Spada con spine. Una spada da sentinella consacrata. Su cui sono incise parole che elogiano la giustizia impartita da chi la impugna. Sì, era tipo la stessa. Cioè più o meno. Ah no, questo è chi la dà, mentre questo è al contrario, e chi se li prende. Uno scudo non particolarmente raffinato, ma quando c'è in ballo la propria vita, solo uno sciocco dà più importanza allo stile che all'efficacia. Che belli come descrizioni, sono molto semplici. Un vecchio elmo. Una gabbia per la testa imposta a chi ha sopportato molte sofferenze. Sebbene il tatuaggio facciale, un tempo principale punizione in molte regioni del continente, non sia stato mai applicato a Mondstadt, ciò non ha impedito all'autorità del regno di sperimentare altri tipi di castighi. Questa in realtà è una bella descrizione perché si ricollega al primo Lords of the Fallen, dove il nostro protagonista era pieno di tatuaggi in faccia perché era un criminale. Ok, sono tutti uguali. Una gabbia per la testa. Niente di interessante. E questo è perché è tutta roba di radiosità. Io penso che andremo di radiosità se proprio dobbiamo andare. Per anche le descrizioni. Costretti dal ferro e da una vita innaturalmente prolungata, i minatori di Dedalo senza sole lavorano all'infinito. Come la maggior parte della fredda roccia in cui sono sepolti, le loro menti da tempo si sono svuotate di qualsiasi valore abbiano mai contenuto. Ah, bene. Questa è la amuletta, questa pure. Un libro che esalta la divinità, le virtù e la storia gloriosa della chiesa. Però peccato, perché io adesso ho paura che se do questa roba a lui e io poi non posso più leggerla la descrizione. Schivando al momento giusto applica avvizzimento al nemico che ti ha attaccato. Oh oh. Ok. E tieni. Tanto sì, c'era l'iconcina della roba per dare... Perché c'era qualcosa di nuovo. Consegna testo sacro delle sentinelle? O ce lo vogliamo tenere? Ma vabbè, diamoglielo, dai. While even the handling of such items is objectionable, all facets of this heterodoxy must be exposed. Ah, posso anche l'aspersorio insanguinato? While even the handling of such items is objectionable... All facets of this heterodoxy must be... Vabbè, potevate pure mettergliela qualche linea di dialogo differente, eh? Ma quindi... Aspetta. Andiamo a riposare e torniamo, perché penso, come al solito, bisogna refreshare tutto. Certo,
nel 2023 mi immaginavo che certe cose potevano essere anche un minimo superate, no? Già che ci siamo, andiamo anche in Umbral per andare dal nostro caro Mollu. Magari c'è qualcosa di interessante di nuovo. Potenzia, parla, vendi. Chosen bearer of the lamp. No, qua non li possiamo spendere i gamberetti. Si vede che ci sta qualcosa che dobbiamo portargli. Sicuramente. Peccato che sa che ci compri con i gamberetti. Io li chiamo gamberetti perché ogni volta vedete quei robbi. Acquista, minchia, c'ho avuto un lapsus. Ah, arma radiosa, i sali minori. Vabbè, ha venduto in realtà. Io mo perché non ci sto facendo caso, soltanto quello, no? Questa è la stessa roba. Tra l'altro anche lui c'ha questi cosi qua. Questi non sono quelli che indicano quando una persona è morta. Infatti. O forse indica che siamo un crociato oscuro, perché nessun altro li abbiamo soltanto noi. Meno che non è una di quelle entità come il signorino, il nostro vecchio protagonista, che può viaggiare ambe le parti. Ma comunque penso che ci abbandoneremo qui. Prossima volta si continua, magari faccio qualche level up, faccio qualche shoppatina di munizioni all'infinito, di vigore, per avere un minimo, insomma, di cuscinetto. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, a me mi sta intrigando veramente un botto. Piano piano mi sto abituando anche a chiacchierare nelle registrazioni, perché il mio timore era quello, che sono talmente tanto abituato a registrare live con voi che magari non riuscivo ad andare così a ruota in una registrazione. Ma comunque spero che il video vi sia piaciuto. Commentate come al solito, magari con robe che mi sono perso, anche per chiacchierare, per dirmi cosa ne pensate. Mettete un mi piace, iscrivetevi se siete delle persone nuove. E in realtà dovrei fare anche ogni volta, come al solito, piccoli spammini, nel senso che sotto in descrizione trovate vari link per supportarmi sia gratuitamente che non, magari facendo abbonamenti, donazioni, oppure gratuitamente usando il link HRK che trovate lì per acquistare giochi, chiavi e tante altre robe a prezzi scontati, dandomi anche un supporto. E inoltre mi trovate in live su Twitch ogni sera, dal lunedì al venerdì dalle 22 in poi, ragazzuoli. Quindi se volete passare a fare un saluto siete più che benvenuti. Ma comunque spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo episodio, belli. Grazie per la visione.